Ancora una volta le prime pagine dei giornali ci mostrano tutta una serie di immagini sul maltempo che sta imperversando per l'Italia e creando notevoli danni. Ora, questa notizia fa il seguito a quella che è stata poco diffusa nelle scorse settimane di una profondissima siccità nel Rio delle Amazzoni, una siccità che non si registrava da più di 100 anni. E i climatologi ci insegnano che quando abbiamo profonde siccità in un certo punto, in certi punti del pianeta, poi statisticamente aumentano le alluvioni, i fenomeni di forti precipitazioni in altre parti del pianeta. Ecco, a questo punto la scelta rimane sempre la stessa. Facciamo investimenti per prevenire queste situazioni e quindi spendiamo soldi, perché naturalmente investire in tutta una serie di misure, oppure forniamo risarcimenti. Facciamo operazioni di riparazioni, di ripristino, appunto di risarcimenti dopo che succedono queste catastrofi climatiche. Bene, già quasi 20 anni fa ormai un noto economista scrisse questo libro che diventò un punto di riferimento e io vi offro i riassunti nel mio blog personale Tracce. Ma la scelta, ribadisco, è sempre la stessa: prevenzione, quindi investimenti prima o risarcimenti dopo, che tipicamente sono molto più elevati come cifra, cioè costa di meno prevenire che non risarcire dopo. Questo vale sia per il clima e nel caso dell'Italia vale anche per la situazione sismica. Ed era per questo che avevamo, anche per questo avevamo posto in essere il Superbonus, che vi ricorderete, finanziava non solo l'efficientamento energetico, ma anche quello sismico. Bene, a questo punto alla politica il compito di investire prima, piuttosto che risarcire dopo. E dal momento che ormai da molto tempo in Unione Europea si parla di finanza sostenibile, io ribadisco che tutti, dalla politica alle imprese ai singoli cittadini, devono capire che non si possono più investire in progetti che portano a conseguenze climatiche o anche di degrado di cementificazione, diciamo molto semplicemente di cementificazione urbana, ma bisogna passare alle fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di quell'enorme parco immobiliare che abbiamo, c'è già e che sta andando in rovina anziché venire riqualificato. E quindi io ancora una volta invito tutti a usare la finanza etica, a far crescere la finanza etica. L'Unione Europea parla di finanza sostenibile, possiamo chiamarla così, possiamo chiamarla finanza etica, e anche in questo caso vi invito ad informarvi e a non investire appunto in progetti che portano conseguenze negative per il clima o per l'assetto idrogeologico. Inutile ricordare per l'ennesima volta che il 75% dei gas climalteranti proviene dalla filiera energetica fossile. Quindi la prima cosa da fare è la transizione energetica, perché quantitativamente, ribadiamo, il 75% dei gas climalteranti proviene dalla filiera energetica fossile. Bene, io sono Gianni Girotto, ho fatto il parlamentare per 10 anni per il Movimento 5 Stelle, mi sono concentrato nella tematica energetica proprio per i motivi che vi ho appena spiegato e ho scritto un resoconto in forma di libro, ma totalmente gratuito, che trovate in questo sito dell'editore.
edizioni ambiente. E mi occupo per il Movimento 5 Stelle appunto di transizione ecologica e ho la delega sull'energia da parte del Presidente Giuseppe Conte. Alla prossima.